Diventi in 20 è ormai la quinta stagione, per cui per gli aretini che amano la musica sicuramente sapranno già di cosa si tratta. È una stagione dedicata alla musica vocale, alla musica corale. Inizia sempre alle 20:20 con una specie di un piccolo concerto dedicato a chi vuole qualcosa anche imparare attraverso la musica, per cui un concerto divulgativo, e poi alle 21 inizia sempre il concerto vero e proprio con un altro repertorio. Il primo concerto è stato a dicembre, abbiamo avuto due concerti con orchestra, ora passiamo al repertorio invece per solo coro. In particolare il 9 di febbraio facciamo questo concerto dedicato alla Madonna del Conforto con il canto gregoriano alle 8:20 e poi il coro femminile che è stato premiato a Tours l'anno scorso in Francia nel concorso internazionale di Tours, che presenta un repertorio mariano polifonico per coro femminile. Poi a maggio ci sarà un appuntamento importante. Sì, tra i più importanti abbiamo ad aprile il concerto di Pasqua con il concerto per coro orchestra con musica di Fauré, il Requiem di Fauré, e con membri di Esunossi di Buxtehude. Poi a maggio invece presenteremo la prima esecuzione storica di una messa di un compositore aretino del Cinquecento, che è Girolamo Bartei, e altre musiche poco conosciute di autori aretini. Per finire poi a giugno invece con un evento importante, perché per tre giorni cercheremo di portare cori da tutta Italia ad Arezzo tra il 20 e il 22 di giugno.